si possono trovare i motivi di credibilità sull'esistenza dell'aldilà, osservando la natura e noi stessi. Tutto è in continua evoluzione. Si nasce, si cresce e gradualmente ci si stacca. Il cordone ombelicale viene reciso, poi si cerca l'autonomia dai genitori e subentra la morte corporale. Le stagioni si alternano e tutti gli esseri viventi terminano il loro ciclo vitale. La fatica e la gioia di vivere hanno un senso che orienta verso una nuova dimensione. Leggendo e meditando con fede le sacre scritture. Nelle sacre scritture Dio rivela all'uomo che non è stato creato solo per la dimensione orizzontale. Gesù, uomo e Dio, è risorto per condurci risorti con Lui nel seno del circolo d'amore trinitario. Leggendo attentamente la tradizione cristiana ed il catechismo, i padri della Chiesa affrontano in lungo ed in largo moltissime tematiche escatologiche riprese anche dal catechismo della Chiesa Cattolica. Riflettendo sugli scritti e sul comportamento dei santi mistici, moltissimi santi hanno scritto sull'aldilà ed hanno testimoniato con la vita e i loro carismi che esiste realmente, tra i quali Sant'Agostino, San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena, Santa Caterina Emeri, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Padre Pio, Santa Faustina Kowalska, eccetera. Cercando di considerare con fede anche le apparizioni mariane. In questi ultimi due secoli ci sono state tantissime apparizioni mariane, le quali già in se stesse testimoniano che esiste l'aldilà. Ricordiamo Lourdes, Fatima, Medjugorje, eccetera. La stessa Regina della Pace ha condotto con sé per brevissimo tempo due veggenti in paradiso, in purgatorio e nell'inferno. Ella ha anche rilasciato dei messaggi ai veggenti in cui si parla esplicitamente dell'aldilà. La morte corporale è il più grande giorno della nostra vita terrena dopo la venuta al mondo. Grazie alla morte corporale noi abbiamo la possibilità, se lo vogliamo, di incontrare direttamente Gesù risorto che ci attende da sempre e che ci inserirà nel circolo d'amore trinitario. Allora comprenderemo meglio la sua gloria, della quale ci renderà pienamente partecipi insieme a tutti i redenti. Saranno finiti per sempre la sofferenza, il dolore, la noia, eccetera. Il nostro essere rinnovato godrà direttamente della visione beatifica di Dio faccia a faccia. Proveremo continuamente, senza mai stancarci, meraviglia e stupori immensi per tutto ciò che il Signore ci ha preparato dall'eternità. Per questo San Francesco chiamava sorella la nostra morte corporale. Essa è solo un passaggio qualitativo verso una dimensione luminosa inimmaginabile. Se fossimo tutti convinti di questo, non avremmo paura della morte, ma l'aspetteremmo con gioia. Dopo la morte corporale, l'anima che si salva ritorna al Padre in Gesù Cristo risorto, nell'attesa della risurrezione del corpo trasformato per la vita eterna. Ella si troverà in perenne stato di contemplazione, perché vedrà Dio faccia a faccia. Una persona terrena abituata a pensare che ci si realizza solo nel fare qualcosa potrebbe immaginare che questa pura contemplazione rischia di diventare noiosa, ma si sbaglia. In paradiso non c'è più la dimensione spazio-temporale in cui siamo immersi sulla terra. La creatività divina è infinita e ognuno scoprirà sempre cose nuove, di meraviglia in meraviglia. La maestà di Dio che il salvato contempla è così grande che nulla più lo turba. Egli si sente avvolto dalla sua amorevole grazia e non avvertirà alcun affaticamento e nessuna sorte di sofferenza o dolore fisico e spirituale. È in continua estasi lucida, contempla l'infinita misericordia che Dio ha avuto per il genere umano, comunica contemporaneamente e senza mediazioni con tutte le altre anime celesti e gli angeli, glorificando Dio per sempre. Nell'aldilà quindi, raggiunta la pienezza, si è simili a Dio in Cristo.
per cui pensiero e azione coincideranno uniformati alla piena e libera volontà divina. Non chiediamoci troppo se nell'aldilà si potrà o no camminare e correre come su questa terra. Non servirà più, perché in Dio potremo essere presenti ovunque. Non scervelliamoci per cercare di capire se nell'aldilà vedremo o no con questi due occhi. Lassù il nostro sguardo sarà unito a quello divino e vedremo Dio così come Egli è e comprenderemo la realtà nella sua completezza. Non tormentiamoci troppo per cercare di capire se nell'aldilà troveremo lo scorrere del tempo come in questa dimensione. Lassù si vivrà l'eterno istante, per cui non avrà senso il tempo terreno. Non chiediamoci troppo se nell'aldilà si mangerà, si berrà e si avranno gli stessi divertimenti. In paradiso non ci sarà bisogno di soddisfare la fame, la sete, il sonno o altri impulsi per ammazzare il tempo. La beatitudine di vivere completamente in Dio sarà così piena e gratificante che i bisogni terrestri ci parranno una nullità a confronto. Nell'aldilà si amerà e si contemplerà Dio e tutte le sue creature in Lui. La natura della luce che attualmente vediamo in questa dimensione terrena e di cui non possiamo fare a meno per vivere, viene ancora studiata prendendo in considerazione i fotoni, quanti del campo elettromagnetico. Nella dimensione ultraterrena la luce non è come quella terrestre. Essa ha una natura diversa e qualitativamente molto superiore sotto ogni punto di vista. La vera luce, quella che permette la vita e la sua visione, proviene direttamente da Dio, tramite suo Figlio, luce da luce, il quale ha detto: «Io sono la luce del mondo». Siccome Dio è amore, nell'aldilà dei credenti la vera luce è l'amore stesso, il quale sostiene tutto e tutti e consente di vedere le profondità della vita divina stessa in ognuno di noi. Solo l'amore percepisce rettamente la natura dell'amore, per cui ogni redento è immerso nella luce divina nella quale vibra in sintonia con tutto l'universo rigenerato. La beatitudine di ognuno consiste proprio nella perfetta sintonia con la luce divina. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto sono un dono per vivere consapevolmente il presente e glorificare il Creatore con il nostro amore fatto di pazienza, disinteresse personale, pentimento, il quale ci avvicina sempre di più alla divinizzazione finale. Sarà proprio in quella dimensione che comprenderemo meglio che la vita terrena è stata un'ottima occasione per unire i nostri poveri meriti a quelli di Cristo. Infatti, nell'aldilà non si potrà più meritare, ma solo godere la beatitudine divina per l'eternità. Dal punto di vista prettamente umano, è utile riflettere, grazie anche alla scienza, su come eravamo nel ventre materno. Già nei primi mesi eravamo formati, avevamo gli arti e gli organi di senso. Se per assurdo avessimo avuto l'intelligenza che abbiamo ora, ci saremmo chiesti a cosa servivano le braccia e le gambe se nuotavamo nel liquido amniotico. E così per la bocca, visto che eravamo nutriti tramite il cordone ombelicale. Probabilmente ci saremmo chiesti a cosa servivano gli occhi e le orecchie, eccetera. Poi siamo venuti alla luce, ci è stato staccato il cordone ombelicale e gradualmente abbiamo preso coscienza che fuori del ventre materno ci aspettava un mondo inimmaginabile. Similmente, ora viviamo in una dimensione paragonabile, per assurdo, ad un enorme utero spazio-temporale, dal quale dovremo uscire prima o poi, come in una seconda rinascita, per entrare in una dimensione qualitativamente superiore ed eterna. Difatti ci chiediamo il perché di questa insoddisfazione di fondo e questo desiderio di eternità e di amore da dove vengono? Deduciamo allora che non siamo stati fatti per questa dimensione terrena, ma per i cieli. Per poter intuire qualcosa sull'aldilà bisogna chiedere sempre l'aiuto dello Spirito Santo in un clima di profonda preghiera. È importante meditare le Sacre Scritture, conoscere la tradizione cristiana, il Catechismo della Chiesa Cattolica e quello che ci hanno detto i Santi sulle loro esperienze mistiche. Nei Vangeli si evince qualcosa nelle parabole di Gesù e meditando su Lui stesso da risorto,
perché saremo simili a Lui, uomo e Dio, nel corpo trasfigurato e nell'anima immortale. In questa dimensione terrena abbiamo un certo grado di coscienza che dipende da tanti fattori e circostanze. Siamo coscienti di esistere, di pensare, di operare, eccetera. Ma questo tipo di coscienza ha un limite che ci fa stare ancora alla superficie delle cose e della mente stessa, perché anche l'autocoscienza è ancora molto limitata. Nella nuova dimensione dei credenti raggiungeremo il massimo livello di coscientizzazione, perché saremo immersi in Dio stesso e potremo vedere tutto in Lui. In Dio non scorre il tempo e non viene valutato lo spazio come in questa dimensione terrena, perché si vivrà l'eterno istante divino in virtù dello sposalizio divino. Per analogia, come sulla terra due sposi diventano un corpo solo ed un'anima sola, nell'aldilà dei credenti l'unione sponsale tra le anime e Dio è molto più stretto ed intimo di quello che pensiamo. È per questo motivo che la coscienza supera le barriere spazio-temporali ed abbraccia tutto ciò che Dio ama. Ci sarà quindi un eterno scambio amorevole tra i credenti e Dio e tutti potranno godere coscientemente della beatitudine eterna. In questa vita terrena ci identifichiamo spesso in quello che facciamo e possediamo, nel ruolo sociale e su come ci considerano gli altri. Ma è un'illusione che cadrà completamente nell'aldilà, perché la nostra vera identità sarà saldamente radicata in quella di Gesù Cristo. Del resto è intuibile che Dio è fonte di ogni soggettività, perché è Lui il vero soggetto. A Mosè risponde infatti: io sono. Al di fuori di Lui ci si disperde, non sappiamo chi realmente siamo e questo è il motivo per cui ci si costruisce false identità. Nei Vangeli si evince che Gesù Cristo sostiene in più modi che chi perde la propria vita l'acquisterà. In un certo senso, chi non si costruisce delle false identità è più adatto al regno dei cieli. Per intuire vagamente qualcosa su questo complesso argomento è necessario un clima di riflessione e preghiera, nutrendoci delle sacre scritture ed ascoltando i mistici autentici. Non c'è dato di conoscere ancora come i redenti dell'aldilà percepiscono realmente se stessi e ciò che li circonda, ma dalle sacre scritture si può dedurre che nell'aldilà dei redenti ognuno è se stesso nella misura in cui è simile a Cristo, il quale è Dio ma anche uomo. Solo in stretta unione con Dio ogni persona troverà la sua vera identità di figlio e potrà percepire tutte le meraviglie divine con purezza e grande gioia interiore. Gesù disse: verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta. In questa dimensione terrena notiamo che il divenire permea tutto ciò che esiste. Il nostro stesso corpo muta continuamente anche quando non ce ne accorgiamo subito. I giorni si succedono gli uni agli altri, le stagioni si alternano, ogni forma di vita ha un suo ciclo limitato per quanto lungo appaia. Nulla rimane come prima, tutto è in divenire, persino la nostra mente che cambia in base alle nostre esperienze. E così toccherà anche alla nostra vita terrena. L'anima, prima o poi, lascerà sicuramente tutto ciò che crede di possedere, compreso lo stesso corpo che verrà restituito al ciclo della natura. Da risorti comunque riprenderemo il corpo divinizzato, se saremo degni di entrare nella vita eterna in Gesù Cristo. Ma non ci sarà più la corruttibilità, perché in Dio nulla è spazio temporale come intendiamo noi. Non ci saranno né malattie, né affanni e sofferenze di ogni tipo. Simili a Dio vivremo nella sua immortalità e contempleremo la sua onnipotenza d'amore e la sua infinita misericordia. E canteremo in eterno le lodi insieme ai santi e agli angeli buoni. Così anche la risurrezione dei morti si semina corruttibile e risorge incorruttibile. Si semina ignobile e risorge glorioso. Si semina debole e risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale e risorge un corpo spirituale.
Gesù risorto appare con il suo corpo glorioso, ma spesso non veniva riconosciuto subito. Solo in seguito a qualche suo segno particolare capivano che era lui. Il suo corpo glorioso attraversava le pareti. Ciò significa che nella risurrezione della carne non saremo condizionati dalla dimensione spazio-temporale. Ricordiamo che Adamo ed Eva erano stati creati immortali, ma il peccato li ha corrotti ed è per questo che sono diventati fragili in un mondo fragile e spesso ostile. Con la nuova creazione, se saremo salvati in Cristo, riprenderemo il nostro corpo glorioso, sostenuto dalla potenza divina, e non sarà condizionato dalle leggi spazio-temporali attuali. Ma l'anima stessa gli darà i suoi caratteri, per questo San Paolo parla di corpo spirituale. I corpi gloriosi dunque saranno in stretta unione con Dio, vivranno della sua stessa vita e nessuna mediazione materiale ostacolerà la loro esistenza perché saranno permeati continuamente dalla luce divina. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del loro veto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Nell'aldilà dei redenti, la nostra identità creaturale rimane, ma in modo diverso. In questa dimensione terrena, l'abitudine spesso ci illude ad identificarci con il nostro ruolo, con il prestigio, la classe di appartenenza, il peso delle cose possedute, la visione di noi stessi che ci costruiamo negli anni. Nell'altra dimensione comprenderemo che tutte le nostre esperienze terrene erano solo una preparazione ad un modo di essere autentico in cui prevarrà l'essenziale. Negli altri non ammireremo i titoli onorifici, lo status sociale ed economico, il grado di intelligenza e la preparazione culturale che credevamo di possedere. No, queste cose saranno molto relative, perché ciò che varrà è la qualità dell'amore verso Dio ed il prossimo con cui abbiamo vissuto, anche all'ultimo momento di vita terrena. Coloro che amano Dio davvero amano anche gli altri, indipendentemente da quello che sono o fanno. Per questo nell'aldilà dei redenti ci sarà una grande sorpresa quando troveremo anime che brilleranno di più in cielo e che nella vita terrena sembravano insignificanti. Al giorno d'oggi una certa scienza ufficiale si sta spingendo a teorizzare l'esistenza di un supermondo pluridimensionale. È giusto che la ricerca scientifica proceda, ma è anche chiaro che probabilmente l'intenzione di qualcuno è quella di dimostrare che non esiste l'aldilà cristiano perché ci sono troppe realtà che lo oscurerebbero. L'aldilà cristiano non è collocabile nelle dimensioni che molti pensano con le proprie categorie mentali terrene. Esso è sempre trascendente perché Dio stesso è trascendenza e la nostra mente non riesce ad immaginarlo perché è troppo limitata. Ricordiamo che l'esistenza dell'aldilà comunque è stata dimostrata da Gesù Cristo stesso con la risurrezione dai morti e con le successive apparizioni prima dell'ascensione al cielo. La stessa Regina della Pace, apparendo, conferma l'esistenza dell'aldilà cristiano e la ribadisce in molti suoi messaggi. Non chiediamoci troppo se nell'aldilà si potrà o no camminare e correre come su questa terra. Non servirà più, perché in Dio potremo essere presenti ovunque. Non scervelliamoci per cercare di capire se nell'aldilà vedremo o no con questi due occhi. Lassù il nostro sguardo sarà unito a quello divino e vedremo Dio così come Egli è e comprenderemo la realtà nella sua completezza. Non tormentiamoci troppo per cercare di capire se nell'aldilà troveremo lo scorrere del tempo come in questa dimensione.
Lassù si vivrà l'eterno istante, per cui non avrà senso il tempo terreno. Non chiediamoci troppo se nell'aldilà si mangerà, si berrà e si avranno gli stessi divertimenti. In paradiso non ci sarà bisogno di soddisfare la fame, la sete, il sonno o altri impulsi per ammazzare il tempo. La beatitudine di vivere completamente in Dio sarà così piena e gratificante che i bisogni terrestri ci parranno una nullità a confronto. Nell'aldilà si amerà e si contemplerà Dio e tutte le sue creature in Lui. In questa vita terrena pochi sono soddisfatti del loro fisico. Molte persone non si piacciono e vorrebbero eliminare certi inestesismi, malattie deformanti e mantenersi giovani per poter apparire più gradevoli esteriormente. Nell'aldilà dei redenti non si ragiona più come i mortali terrestri. In Dio bellezza e bontà coincidono nello splendore della verità. Pertanto chi vive da redento nel dinamismo trinitario, al momento della risurrezione dei morti assumerà un corpo trasformato e reso immortale. La vera bellezza consisterà proprio nell'amore con cui si è amati da Dio e come lo si contraccambia. Nella Sacra Scrittura si dice che Dio non guarda l'apparenza, ma il cuore delle sue creature. Non sappiamo ancora come questo corpo apparirà, ma il nostro modo di vedere coinciderà con quello divino, se saremo redenti in Cristo. Ecco perché in Paradiso ci vedremo tutti belli e splendenti in proporzione a quanto abbiamo amato Dio ed il prossimo durante la vita terrena. Succede spesso che alcuni adulti ed anziani desidererebbero ritornare giovani e fanno fatica ad accettarsi così come sono. Ma se hanno fede e fiducia in Gesù risorto, questo loro desiderio sarà esaurito infinitamente di più, nel senso che nell'aldilà i redenti vivranno l'eterna giovinezza. Alla risurrezione dei morti il loro corpo sarà trasformato e diverrà immortale. Per ora non possiamo comprendere appieno come saremo nell'aldilà se non ci è rivelato dallo Spirito Santo, sicché per intuire qualcosa relativamente all'altra dimensione dobbiamo mettere a parte le nostre categorie mentali terrestri, perché noi valutiamo in modo molto limitato anche l'aspetto delle cose e delle persone. In Dio quindi nessun corpo redento è corruttibile. Ecco perché la degenerazione che subiamo nel tempo terrestre non ci potrà toccare minimamente in paradiso. Nel seno trinitario tutto è rigenerato in una continua novità, in una dimensione sublime dove c'è stupore e gioia incommensurabile nell'eterna contemplazione delle meraviglie di Dio, tra le quali la divina misericordia che sarà la più ammirata e lodata da ogni creatura. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: «Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe». Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Non dobbiamo pensare che l'esistenza nell'aldilà sia scandita dal tempo cronologico come siamo abituati in questa vita terrena. Non può esserci passato e futuro, perché si vive nell'unico istante. Infatti, dall'aldilà non si può rientrare in questa dimensione terrena se non per una particolare grazia divina. Lo ha detto lo stesso Gesù in una parabola. Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. L'amore non può dare spazio all'odio o all'indifferenza, e l'incorruttibilità non conosce la corruzione. Chi vive nella dimensione dell'istante non può rientrare nella dimensione spazio-temporale terrena, perché non gli è connaturale. Ci vuole una speciale grazia divina per poterlo fare. Gesù stesso, il quale è uomo e Dio, appariva agli apostoli ed ai discepoli con il suo corpo glorioso.
si manifestava anche con alcune funzioni materiali come il mangiare ed il farsi toccare, ma poi scompariva per riapparire in altri contesti, anche attraversando le pareti. Ciò significa che per ogni persona salvata la situazione esistenziale è superiore a quella della terra, perché vive perfettamente in Dio, nella sua pienezza. Il suo sguardo coincide con quello divino e il suo essere partecipa dell'infinita creatività dello Spirito Santo. Il suo corpo glorioso dopo la risurrezione dai morti vede cose sempre nuove e non può mai annoiarsi perché passa di meraviglia in meraviglia per tutta l'eternità. Non ci sono più minuti, ore, giorni, perché in Dio tutto è presente nell'istante eterno. Davvero la gioia eterna dei beati in Cristo non può essere descritta con parole umane. Durante la giornata una marea di pensieri intasano spesso la nostra mente. Questa in effetti appare intrappolata da una lucida follia, perché i flussi concettuali più banali appannano l'essenziale che è incarnato in noi. Cos'è davvero importante per la nostra esistenza proiettata nell'aldilà? Per scoprirlo è necessario srotolare costantemente la matassa dei pregiudizi etici e concettuali, ma questo richiede il coraggio dell'autenticità, la sobrietà di vita, il distacco dai sensi di colpa, la capacità di stupirsi, l'anelito per la trascendenza, l'unità interiore. È un percorso esistenziale molto impegnativo, ma uno dei frutti più significativi è l'acquisizione della serenità interiore anche di fronte alle tempeste della vita, semplicemente perché la mente e l'anima riposano nell'essenziale già in questa dimensione terrena. Ma la più autentica essenzialità alberga nel trascendente, il purissimo amore, con il quale dopo la morte terrena ci troveremo faccia a faccia. Santa Faustina Kowalska scrive nel suo diario che un giorno Gesù le fece capire il destino delle anime elette, per cui sostiene che c'è un paradiso a parte per le anime elette, dove non possono entrare tutti, ma solo le anime elette. Una felicità inconcepibile nella quale sarà immersa l'anima. Le anime sono imbevute di divinità, passano da bagliore a bagliore in una luce immutabile, ma mai monotona, sempre nuova, ma che non cambia mai. In questa dimensione terrena, noi, chi più e chi meno, ci diamo da fare per approfondire la nostra cultura personale. Dal punto di vista umano è giusto così, perché l'ignoranza non fa evolvere la persona e l'umanità. Ma la cultura non dovrebbe essere fine a se stessa. In paradiso vedremo Dio faccia a faccia. Ciò significa che vedremo la verità così come è, senza intermediazioni. La cultura che acquisiamo in questa vita terrena, quindi, deve essere solo un mezzo per raggiungere fini più nobili. Nell'aldilà capiremo che per essere salvi nella visione beatifica di Dio non serve essere molto colti. Infatti troveremo persone che nella vita terrena erano piuttosto semplici e ignoravano molte più cose di noi, ma hanno saputo essere sagge, umili e pie. Amavano Dio sopra ogni cosa e soccorrevano il prossimo con amore. È bene vincere l'ignoranza, ma la cultura non serve per l'aldilà se viene esibita con orgoglio o per opprimere gli ignoranti. Comunque, chi durante la vita terrena si è dato alla ricerca della verità con umiltà, amore e passione, anche attraverso la scienza e la filosofia, in fondo ha cercato Dio stesso, che è la somma verità ed il sommo amore. Nell'aldilà, nella dimensione dei redenti in Cristo, la nostra attività volitiva sarà diversa da quella che abbiamo ora sulla terra, perché più evoluta ed in stretta unione con Dio, il quale è amore purissimo. Alcuni ingenuamente si auspicano che si possa praticare lo sport preferito anche nell'aldilà. Forse è meglio riflettere sulla funzione essenziale dello sport in questa dimensione terrena.
Oltre ad essere uno svago, esso è una forma di esercizio per il corpo e per la mente. La sana competizione forgia il nostro carattere, ci aiuta a conoscere gli altri, i nostri limiti psicofisici e le nostre reali capacità. La vittoria ci gratifica, la sconfitta ci rende più umili. Nell'aldilà ne avremo davvero bisogno? Lì saremo già tutti in perfetta comunione in Cristo ed ognuno sarà trasparente agli altri alla luce divina. Ci sarà davvero bisogno della competizione sportiva che intendiamo noi terrestri? I nostri veri interessi saranno concentrati unicamente nel contemplare gioiosamente la misericordia e la potenza divina in uno scambio d'amore reciproco all'interno del dinamismo trinitario. Ciò che contempleremo sarà così grande e misterioso che ogni attività della vita passata sulla terra sarà davvero relativa. Anche in questa dimensione terrena, nessuno, una volta adulto, occuperà il suo tempo a giocare con i giocattoli che amava da infante. Questo perché cresciuto non gli interessavano più, anche se la loro vista potrebbe suscitare sentimenti nostalgici. L'abbondanza di vita che contempleremo in Dio sarà infinitamente più gratificante. Un esempio come semplice metafora. Se un invitato sano ed affamato entra in una splendida sala dove c'è a sua disposizione una mensa riccamente bandita di ogni ben di Dio e si limitasse a desiderare di mangiare solo un'oliva posta ai margini, cosa pensereste? Desiderare quindi che nell'aldilà si possa fare ancora l'attività sportiva di questa terra è piuttosto limitativo, perché ci saranno situazioni infinitamente più interessanti. Chi entra nella dimensione divina si ritrova ad ammirare continue novità spirituali molto superiori alle sue aspettative terrene e non sarà mai stanco di contemplarle nella gioia dei beati, perché in Dio il suo sguardo le abbraccerà nell'istante eterno, non nel tempo cronologico. Se desideriamo evitare la depressione causata dalla monotonia della vita, riflettiamo in profondità sugli istanti della nostra esistenza. La nostra mente spesso valuta piuttosto superficialmente lo scorrere del tempo e si sofferma poco sui suoi contenuti, sicché ha l'impressione che l'intero arco della giornata sia molto simile a quello della giornata precedente. Ma non è proprio così, perché noi, se vogliamo, possiamo esercitare le nostre capacità creative considerando la preziosità di ogni istante che passa, spolverandolo dalle incrostazioni dell'abitudine. È necessario essere consapevoli che ogni istante è un dono del Creatore, il quale ci sostiene e ci mantiene in vita. Noi possiamo osservarlo da infinite prospettive ed è per questo che nessun istante è esattamente uguale all'altro. Ecco perché nell'aldilà dei redenti non potranno sussistere depressione, noia o malinconia. Vivendo assimilati in Dio saremo immersi nell'istante, non più nel tempo cronologico, perché tutto avviene nell'eterno presente, nel quale glorificheremo Dio per sempre. Nell'aldilà i redenti non ricorderanno più i peccati allo stesso modo con cui noi terrestri ricordiamo i nostri. I redenti saranno eternamente in adorazione della misericordia divina ed esprimeranno una continua gratitudine verso il Padre che grazie al sacrificio del Figlio Gesù e al loro pentimento ha rimesso loro ogni colpa, anche la più grave. Saranno pienamente consapevoli che senza la grazia di Dio avrebbero meritato l'inferno ed invece si trovano nel seno trinitario a rendere continuamente lode e gloria a colui che li ha salvati per amore, anche per l'intercessione ed i meriti dei Santi e della Vergine Maria Santissima. Il ricordo dei peccati commessi sulla terra, quindi, non sarà un motivo di tristezza per i redenti, come per noi quaggiù. Sarà invece motivo di profonda gioia, consapevoli che Dio ha completamente cancellato le loro colpe, e purificati dal sangue dell'agnello, li immerge continuamente nel suo infinito amore. Vedranno chiaramente che in Dio non potranno più peccare e gioiranno in modo ineffabile anche per questo. In questa dimensione terrena siamo spesso distratti da tentazioni di ogni tipo,
le quali cercano di offuscare lo sguardo interiore e se diventiamo accondiscendenti appesantiscono l'anima, spesso senza accorgercene. Uno sguardo puro e distaccato, e cioè libero di apprezzare ed ammirare tutto il creato senza brama di possesso. Così sarà lo sguardo dei redenti in Cristo. Essi vedranno la nuova creazione con uno sguardo rigenerato dal sangue dell'agnello. In un certo senso possederanno il regno dei cieli perché non desidereranno altro che amare tutto e tutti in Dio e solo da Lui saranno profondamente e gioiosamente appagati. I redenti osserveranno tutto con profondo distacco e di meraviglia in meraviglia contempleranno la gloria di Dio che per ora noi mortali non siamo in grado di comprendere. Per ottenere questa purezza dello sguardo, però, dobbiamo già allenarci su questa terra invocando l'infinita misericordia di Dio e purificandoci dai nostri peccati, soprattutto attraverso i sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Quando si dice che i santi vivono nella luce, si usa questa metafora per mettere in evidenza che il loro essere è strettamente unito a quello divino, il quale è luce perché è la verità assoluta, nell'unità e nella bontà infinita. Pertanto la luce in cui vivono i beati non può riferirsi ad un tipo di luce che immaginiamo noi viventi sulla terra, colta con i nostri sensi. Del resto sappiamo che la luce è energia. La luce divina è energia purissima che avvolge in profondità coloro che vivono in Dio nell'altra dimensione, la quale dona loro un benessere inimmaginabile e nessuno di loro subisce affanni o sofferenze di ogni tipo, perché in Dio tutto è completezza, pienezza, armonia, bellezza, soddisfazione, stupore, contemplazione, gratificazione, amore puro. Tutti godranno nella contemplazione dell'essere assoluto e ammireranno la luce degli altri, sempre diversa per ognuno in base allo splendore e alla qualità dell'amore. Le anime dei defunti potrebbero trovarsi in una delle tre dimensioni, paradiso, purgatorio o inferno. Premetto che nulla accade se Dio non lo permette. Coloro che sono all'inferno odiano Dio, il prossimo e se stessi, per cui potrebbero interessarsi vagamente noi solo per l'aspetto malefico relativo alle nostre ombre, o potrebbero provare invidia per la possibilità che abbiamo di salvarci. Le anime del purgatorio sono già sicure del fatto che vivranno nella pienezza con il Signore ed attualmente soffrono per non poterlo ancora vedere faccia a faccia. Ma se Dio lo permette, potrebbero anche conoscere alcuni nostri comportamenti, come ad esempio se preghiamo ed offriamo sacrifici per loro. Le anime del paradiso vivono la beatitudine eterna in Dio. Pertanto, essendo più simili a Lui, il loro sguardo diventa sempre più divino. Esse, come Dio, provano misericordia verso di noi ed intercedono se noi glielo chiediamo fervorosamente nella preghiera. Il Signore potrebbe permettere a loro anche di conoscere le nostre fragilità. Esse però non giudicano come pensiamo, ma continuano ad intercedere affinché riusciamo a sconfiggere le tenebre per salire verso la luce. Pertanto è giusto chiedere l'aiuto dei santi e dei defunti del purgatorio e del paradiso. In questa dimensione terrena abbiamo un certo grado di coscienza che dipende da tanti fattori e circostanze. Siamo coscienti di esistere, di pensare, di operare, eccetera. Ma questo tipo di coscienza ha un limite che ci fa stare ancora alla superficie delle cose e della mente stessa, perché anche l'autocoscienza è ancora molto limitata. Nella nuova dimensione dei redenti raggiungeremo il massimo livello di coscientizzazione, perché saremo immersi in Dio stesso e potremo vedere tutto in Lui. In Dio non scorre il tempo e non viene valutato lo spazio come in questa dimensione terrena, perché si vivrà l'eterno istante divino in virtù dello sposalizio divino. Per analogia, come sulla terra due sposi diventano un corpo solo ed un'anima sola, nell'aldilà dei credenti l'unione sponsale tra le anime e Dio è molto più stretto ed intimo di quello che pensiamo. È per questo motivo che la coscienza supera le barriere spazio-temporali ed abbraccia tutto ciò che Dio ama.
Ci sarà quindi un eterno scambio amorevole tra i redenti e Dio, e tutti potranno godere coscientemente della beatitudine eterna. Noi ci affanniamo per trovare, ma troveremo solo la possibilità di cercare all'infinito, sosteneva Sant'Agostino. Tutti noi uomini siamo un mistero persino a noi stessi. Il mistero però non significa un qualcosa che non possiamo comprendere con la nostra sola ragione, ma è la possibilità di conoscere senza mai esaurire la comprensione. Ciò spiega perché siamo attratti dal mistero in modo così irresistibile. Esso ci indica la meta a cui tutti tendiamo, cioè la beatitudine eterna nella contemplazione della fonte della nostra stessa esistenza. Nell'aldilà i defunti salvati contemplano Dio faccia a faccia. Iniziano a conoscere con più chiarezza ciò che sulla terra intuivano in modo sbiadito. Questa conoscenza non è solo intellettuale, ma coinvolge tutto il loro essere unito profondamente al loro Signore. In paradiso non esiste più la noia, perché tutti i redenti vivono estaticamente nella continua novità, e la loro conoscenza non avrà mai fine, proprio perché l'onniscienza amorevole di Dio non ha limiti. Ognuno dei redenti in Cristo, secondo i doni che ha ricevuto, è inabissato nel mistero del dinamismo trinitario ed è eternamente dissettato, perché vive in pienezza come Dio lo aveva destinato donandogli l'esistenza. Il 7 maggio del 1985 la veggente di Medjugorje Ivanka, esaudita dalla regina della pace, vide e fu abbracciata e baciata dalla mamma defunta, la quale le disse di essere orgogliosa di lei. Ciò significa che le buone mamme defunte dal cielo possono conoscere lo stile di vita che conducono i loro figli e desiderano che anch'essi vivano cristianamente per potersi salvare ed andare poi in paradiso. È bene quindi chiedere la loro intercessione. Esse hanno amato i figli sulla terra, ma in cielo amano in modo più completo e profondo, perché irraggiate direttamente dalla luce divina. Potrebbero avere anche l'incarico dal Signore di guidare benevolmente i propri figli sulla terra, un po' come fanno gli angeli custodi. Infatti, chiunque si trovi in paradiso è santo in un modo unico e particolare, nel senso che appartiene completamente a Dio. E noi sappiamo che i nostri santi preferiti ci seguono ed intercedono per noi più di quello che pensiamo. Così fanno le mamme dal cielo. Gesù confidava a Santa Faustina Kowalska che l'attributo più importante di Dio è la sua misericordia. Nell'aldilà comprenderemo in profondità perché. Però se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, già ora possiamo intuire quanto sia stata importante la Divina Misericordia nella nostra vita terrena personale. Innanzitutto comprenderemo con gratitudine la grandezza infinita del dono dell'esistenza. Prima non eravamo nulla, facendoci nascere Egli ci ha voluti esistenti per l'eternità. Poi capiremo quanto Egli sia stato misericordioso per tutti i pericoli dai quali ci ha protetti. Catastrofi cosmiche e planetarie, incidenti, malattie, disgrazie, disagi di ogni tipo. Comprenderemo meglio che la Divina Misericordia si è manifestata anche per i numerosissimi doni che abbiamo ricevuto e di cui ce ne siamo accorti ben poco. Vedremo chiaramente come la sua infinita misericordia si è manifestata tangibilmente nel suo perdono. Il Signore, donandoci il libero arbitrio, ci ha lasciato trasgredire i Suoi comandamenti senza abbandonarci, ma perdonandoci ogni volta che glielo abbiamo chiesto nel sincero pentimento. Inoltre, nella Sua grande misericordia e bontà, capiremo che Egli ci ha elargito tantissime grazie anche a favore del prossimo. Ma ancora più stupefacente sarà il fatto che comprenderemo in profondità che quando noi eravamo indifferenti verso di Lui, Egli si era sempre interessato direttamente di ognuno di noi, standoci accanto anche se non ne eravamo consapevoli. Proveremo eterno stupore quando ci sarà molto più chiaro che tutte le sofferenze, le menomazioni, le malattie ed ogni forma di disagio che abbiamo patito costituiranno il grado di gloria che Egli ci ha voluto donare.
contempleremo davvero l'infinita misericordia di Dio e lo loderemo per tutta l'eternità. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, io vado a prepararvi un posto. Gesù Cristo chiede di non turbarci, ma di avere fede in Dio e in Lui. Ecco allora che ci viene in aiuto il Maestro, abbiate fede in Dio e in me. Il posto che Gesù ci ha preparato nel regno di Dio ha una sua connotazione ben precisa. Significa che nemmeno nell'aldilà saremo tutti in serie, ma ognuno glorificherà la Trinità mediante alcuni aspetti peculiari e caratteristici del suo essere. Ci sono tanti modi per arrivare a conoscere Gesù Cristo. Lo Spirito conduce ciascuno attraverso un modo particolare, unico, irripetibile. È per questo che dobbiamo portare il massimo rispetto per i gradi evolutivi di ogni essere umano. Ciò che per me è buono non è detto che lo sia per un altro. Devo fare uno sforzo di proiezione e di sincera immedesimazione per intuire il grado di evoluzione spirituale dell'altro. Un contadino sempre intento alle coltivazioni della terra e all'allevamento degli animali scopre la potenza di Dio nelle meraviglie della natura, dalla quale può ricevere innumerevoli illuminazioni. Così manifesta un suo modo particolare di amare la vita, il prossimo e Dio. Un insegnante si affatica sull'arduo terreno dell'educazione. Nelle sue scoperte ed applicazioni pedagogiche si rende conto dell'amore di Dio, il grande pedagogo che si serve dei mezzi più efficienti. Un medico cura le malattie ed attraverso la sua pazienza intuisce il grande medico dell'anima. Ognuno di noi, con il nostro modo di essere, la nostra professione e i nostri rapporti sociali, creiamo la trama del tessuto che farà da sfondo al nostro cielo, dove abbiamo una mansione ben precisa che nessuno potrà sostituire. Agli occhi di Dio, l'umiltà vera, nessuno verrà discriminato per il ruolo che ha avuto durante la vita terrena. A tutti è offerta la possibilità di santificarsi. Ciò che vale è la risposta d'amore con cui ci rapportiamo con la vita, le cose, gli altri e Dio. E più ameremo, più ci verranno perdonati i nostri fallimenti. Io vado a prepararvi un posto. È una promessa fatta a chiunque risponde umilmente alla sua chiamata. Noi siamo ciò che ci chiede di essere, e più ci conformiamo al suo modello, più corrispondiamo al piano di salvezza. Davanti a Dio non conta né il tempo né lo spazio, è Lui che fa vivere e fa morire. Molti uomini pensano che l'Onnipotente giudichi come loro. Solo Dio conosce il peso e la portata di ogni azione umana. Una vita di peccato può essere meno grave di un attimo di orgoglio. La vera bestemmia è quella contro lo Spirito Santo, quella di chi vuole limitare la sua azione. L'orgoglio indurisce ogni cuore ed impedisce l'azione fecondante dello Spirito che tutti chiama la perfezione del Padre. Al Padre basta un attimo. È Lui il fautore dell'essere ed anche ogni atto realmente spirituale è da Lui ispirato. Nella vita terrena nessuno è certo di essere salvato fino all'ultimo istante, anche se ha compiuto grandi sacrifici e rinunce. Ognuno può essere colto nell'istante che nemmeno immagina e che solo il Padre conosce. Ciò che importa è l'abbandono fiducioso. Pur lavorando per il regno dei cieli attraverso numerose tribolazioni, ogni uomo retto sa che Dio non lo deluderà e che egli saprà sfruttare i momenti migliori della sua vita per l'eternità. Per ogni mortale è necessario passare attraverso numerose tribolazioni. Davanti al Padre è importante una vita virtuosa, ma a Lui piace che lo si ricerchi con cuore umile e sincero. È per questo che spesso permette che si viva scabrosamente lontano da Lui. Da qui può nascere nel cuore il desiderio della sua presenza, desiderio che può essere espresso in un attimo, inconsciamente, anche senza formule, attimo che diventa tenue radice di fede, speranza e carità. Il paradiso è popolato di anime riscattate all'ultima ora, che hanno beneficiato delle preghiere e dei sacrifici dei viventi.
Eppure i grandi santi provano un'immensa gioia e glorificano il Dio per questo. Nell'aldilà, nella dimensione dei risorti in Cristo, i nostri sensi saranno molto più evoluti, perché nella risurrezione assumeremo il nostro corpo trasfigurato. Cosa significa? San Paolo ci viene incontro affermando: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Non possiamo sentirci bene psicologicamente se non diamo attenzione all'aspetto spirituale, corpo, mente e spirito. L'attenzione quindi a tutte e tre le componenti umane. Cos'è quel vuoto che tanti di noi avvertono e che interpella le nostre coscienze? Quel bisogno che ai nostri giorni la scienza rifiuta in nome dell'oggettività, che crea quel male dell'anima e che l'uomo con il suo relativismo strisciante non riesce a superare, proprio per questa dimenticanza basilare. Il bisogno del sacro non è un'opzione fra le tante, ma un elemento della struttura della coscienza, e nessuno si può sentire appagato veramente se non riesce a raggiungere un atteggiamento e credo religioso. Per un benessere quindi è indispensabile far riferimento con la fede al nostro Creatore, senza la quale ogni uomo avverte un vuoto che lo tiene sulle corde. È come se vivesse da dissociato, perché vive dimenticando e trascurando la sua vera identità di figlio di Dio. Chi fa la Santa Comunione si perde in Dio come una goccia nell'oceano, la quale non si può più distinguere. Nel giorno del giudizio vedremo risplendere la carne di nostro Signore attraverso il corpo glorificato di coloro che lo avranno ricevuto degnamente sulla terra, come vediamo brillare dell'oro nel rame e dell'argento nel piombo. Quando entra in paradiso l'anima di un cristiano che ricevette nostro Signore, essa accresce la gioia del cielo. Le vengono incontro gli angeli e la regina degli angeli, perché in quest'anima riconoscono il Figlio di Dio. È allora che si trova il compenso delle pene e dei sacrifici di quaggiù. Quanto sono felici le anime pure che hanno la fortuna di unirsi a nostro Signore con la comunione. Brilleranno in cielo come bei diamanti, perché Dio si rifletterà in esse. Oh, quanto sarà bella, miei figlioli, nell'eternità un'anima che avrà ricevuto nostro Signore sovente e degnamente. Il corpo di Gesù splenderà attraverso il nostro corpo, il suo sangue adorabile attraverso il nostro sangue. L'anima nostra sarà unita per tutta l'eternità all'anima di nostro Signore. Allora godrà di una felicità pura e perfetta.